su cosa vuoi essere testato? Che vogliamo fare? Io poi per oggi ho una proposta strana, però secondo me non vi piacerà. Allora, Edo, dai, facciamo sta cosa, ci diamo così, ci abbiamo una ventina di minuti, direi che è perfetto. E aspetta che apro, come cazzo si chiama, Google Meet e giro qua il link sulla chat. Fammi sapere. Oh, regà, non entrate perché se passa da 2 a 3 mi mette il tempo limite. Vabbè che ci abbiamo 20 minuti, va bene, però se volete entrare chiedete il permesso. Grazie. Allora, ecco il links. Ah, ok, Dani, ho capito. No, allora Dani, dobbiamo fare di più perché 14 è un po'... non mi piace, troppi errori. Troppi errori 14. Se riuscissi a recuperare questa prova quiz sarebbe molto figa da vedere. Sempre spunto criticum. Oh, eccolo, Edo. Con o senza camera, Edo? Vabbè, o edi tu. Senza, infatti, lo sapevo. Grande. Ah, no, l'hai messa! No, grande! Aspetta, allora, che ti ridimensiono. Edo, ma sei un pischelletto, cazzo. Sì. Cavolo, da come scrivevi ti facevo... Boh, 50enne. Aspetta che allora spengo YouTube perché... Sì, grazie, Chicco. Ti facevo 50enne, figurate. Da... No, no, Cioè, sono appena laureato, quindi... per il tono con cui parli, insomma, era un complimento, non volevo darti del vecchio. Senti, che vogliamo provare oggi, quindi? No, come vuoi. Beh, ascolta, la settimana scorsa sai che ti avevo scritto in chat, alla in chat, cioè sì, nella chat della live alla fine, avevo detto avresti qualche consiglio così, però secondo me non ci siamo capiti, cioè non ho fatto passare quello che volevo dire, perché ho fatto la scorsa settimana un orale, quindi volevo chiederti, magari hai qualche consiglio da darmi su come parlare all'orale, Ah, no? Era ok. quello che intendevo. Ma ce ne hai uno di riferimento adesso di orale? Cioè, stiamo facendo questo esercizio per un qualcosa? Beh, sì, ne ho fatto uno cioè, la scorsa settimana, alla fine ho preso 27 a quello lì, quindi sono contento. Mortacci, e mo ce n'è un altro? A breve? Sì, in teoria sì. Però in pratica. No, beh, in pratica devono uscire i risultati, però conto di aver passato la prova scritta. Ah, ok, va bene. Senti, che aspettiamo? Che tipo di concorso Istruttore amministrativo in categoria C. è? Ok, quindi amministrativo. Va bene, allora ci divertiamo un po'. Quindi abbiamo 23 minuti, giusto? Sì, va Ah, bene. cercavo di sbrigasse. Ok. Poi ho una cosa da chiederti, però... Vai. No, iniziamo che forse magari ci serve da gancio, no? Vai. No, era se non vuoi perdere tempo nel canale, so che c'è un altro concorso che vorrei provare, che però praticamente è in ambito tributario, cioè istruttore amministrativo contabile, però chiederanno di... tipo predisporre un documento amministrativo e probabilmente cose di tributario, però io non so da dove prenderlo, quindi non so se avessi qualche consiglio. Allora, io, cioè, in quei casi là, la cosa migliore da fare è partire da un atto e quello lo possiamo fare insieme. Aspetta, ci vediamo al volo. Tanto un quarto d'ora di interrogazione va bene. Comune di... Vediamo un po'. Perché se tu prendi delle delibere ad oggetto tributario, ti mettono nei visti normativi. Prego, prosegui tu così iniziamo un po' l'interrogazione. Perché ho fatto questo ragionamento? Che cosa volevo dire? È che bisogna inserire i presupposti sia giuridici che di fatto che hanno portato Bene. alla produzione Quindi se io mi vado a vedere l'atto, cazzarola nei visti, troverò plausibilmente tutte le dell'atto. Di leggi. Ok, riferimento. allora io intanto qua già vedo giustamente, vedi, perché proprio bisogna farsi un'idea così, secondo me è la cosa migliore. Città de Teramo, regolamento generale Io delle... adesso non sto vedendo, quindi Ah, ti ok, sfondo ti faccio il io il commento. Regolamento generale delle entrate tributarie ed extratributarie, quindi già mi viene in mente come punto di partenza che ogni comune deve averci un regolamento in tema. Sì. Bene, quindi già questo può essere rispetto al comune in cui vai, secondo me il primo punto da cui partire è quello, è prendere il suo regolamento dove andranno a richiamare tutte quante le leggi. Sul tributario è una rottura di coglioni, cioè è veramente un tema brutto.
Però vedi, sì, ci sta tutto qua, limiti alla potestà, i rapporti d'assistenza al contribuente, la chiarezza delle norme, vabbè, i soggetti responsabili, l'individuazione delle entrate comunali, la determinazione di aliquote, tariffe, detrazioni, ti andranno a chiedere pure la differenza tra deduzione e detrazione, tra tassa e imposta, quella roba si fa. Forme di gestione, modalità di pagamento dei tributi, verifica e controllo, accertamento delle entrate. Contraddittorio preventivo. No, sì, cioè penso che se te fai il regolamento quasi puoi fare solo quello. Che comune Io sono in provincia di Verona. No, è? Quindi stai a provare per la provincia. Ok. no, è per No. il comune, però sono in provincia di Verona. E che Non so comune è di? se. Ah, no, non lo vuoi dire? Ok, va bene, aspetta. Ah, no, no, beh, nel Non lo senso, non so, so se. dimmi tu. È solo perché Se vuoi. volevo trovarlo. Come? Stavo a cercare il regolamento tributario proprio di quel comune, capito? Ah, di Bovolone, se vuoi. Bolone? Bovolone, Ok. No, basta, Bovio, basta, basta che penso. non ci hanno sentito. Shh, ok. Allora, eccolo qua. Bello lo stemma, che è un pino? No. Non so, sai, credo sia una abete, non lo so. Sì, è un sempreverde, bellissimo. Allora, regolamenti. Sì, vabbè, madonna, ste ricerche con l'accesso fanno cagare. Ecco, tipo qua c'è un problema di amministrazione trasparente. Perché? Perché non mi fa fare l'accesso subito al comune di Bovolone, atti e regolamenti. Subito. Cavolo, atti amministrativi. Ah, è perché usano Alley. Vabbè. Alley non pubblica tutto, 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 tutto. Allora, vediamo qua. Vedi, tipo ci sta il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti. Sì, ma questo è quello specifico. A noi invece ci serve il regolamento generale sul imposte e tributi. Ci perdo un altro minuto, poi basta. Allora, No, documento, no, ma infatti, oggetto, dicevo, magari non vuole neanche perdersi del tributario. tempo. Io gliela butto lì, ho detto, però. No, ma hai fatto bene, però bisogna trovare uno spunto anche per fomentare un po' lo studio. E secondo me il regolamento, può essere un carino. Regolamento concessione di contributi a enti o associazioni. No, vabbè. Nada, allora, te lo cercherai, spero che lo troverai Sì, faccio in modo di trovarlo. e facciamo così. Senti, Grazie ma intanto. sto regolamento, chi lo approva nel nostro comune? Dimmi un po'. A chi lo faresti approvare? Il regolamento sui tributi proprio. Allora, da quello che mi ricordo, l'istituzione di nuovi tributi deve essere fatta dal Consiglio mentre l'aliquota è decisa dalla Giunta, giusto? Minchia. Ok, stiamo a sti livelli? Va bene. È giusto? Mi ridimensiono, ho un dubbio sull'aliquota, però cerchiamo subito. Determinazione aliquota. Sicuramente sono stra d'accordo sulla prima parte della frase. Eccoci qua, vediamo un po'. Approvati dal comune, ma va? Cioè, da chi? Eccolo qui, vediamo un po'. E sapere dal comune, ci piace per la deliberazione. Formulare la mandatoria obbligo al fine di acquisire i regolamenti finanza.gov. No, questa roba non ci interessa. Dice dal comune, sì, vabbè, questo è il sito del MEF, quindi siamo nel massimo della chiarezza. Allora, sicuramente avrai ripreso il TUEL. Però, boh, che cacchio di articolo hai nominato? Oh, mi hai messo in crisi, ma io devo risolvere, perché se no. Sì, giunta, eccolo qua. Bravo. Allora, non so dirti l'articolo, però mi pareva di aver letto così. Stiamo sui primi, penso, ma sì, bravo, ho appena trovato qua il PDF. Imposta municipale, ad esempio l'IMU, la determinazione dell'aliquota e della detrazione è fatta dalla giunta. Ok, molto bene. Quindi, forse sull'assetto istituzionale ci siamo. Io non mi sono preparato un cazzo, sperando che andassimo sempre con il flusso. Però, visto che tu sei così Stima. bravo, proviamo a alzare un attimino il livello. No, è stata fortuna. Beh, no, dai, questa è una risposta molto precisa e immediata. Dove posso essere più scarso è sicuramente appalti e contabilità. Lì Immaginavo. Ok. potrebbe cadere un po'. Va bene. Senza essere troppo stronzi, perché sugli appalti non sono mai troppo approfonditi e neanche sulla contabilità, per fortuna. Però a questo punto insistiamo là. Ci penso un attimo a qualche domanda sulla contabilità. Vedo se in chat qualcuno ha chiesto qualcosa.
Tanto io la chat non la riesco a leggere, quindi è una sorpresa. Ottimo, ragazzi, avete capito, quindi chiedete e commentate voi. Sara, sono contentissimo che hai passato. Bravissima. Ok, dopo ti rispondo, visto che non ti senti pronta. Ok, Eliana, grazie della conferma. Articolo 42, mi diceva Ivan. Bene. Allora, 42 del due, duel. del tuel, sì. Ok. Di Ivan ci fidiamo, ma non controlliamo. Sì, mi ricordo che sono le competenze del consiglio. I controlli, che bello. Allora, rispetto Questa è al un'altra sistema de... tragedia. Eh sì, però aspetta, perché voglio rendertela un po' più giocosa. Visto che comunque dobbiamo intercettare anche un po' di appalti e di contabilità, non ti faccio una richiesta su un tipo specifico di controllo, però se puoi, se ti va e te la senti, una bella panoramica, perché il controllo c'ha tante sfaccettature. Anche se ti confondi, vuoi buttare in mezzo carne, butta in mezzo carne tutti i tipi di controlli. Che impostazione gli daresti? Che criteri di distinzione? Vai, se no io non smetto di parlare. Parla tu. Allora, beh, io li distinguerei intanto in controlli interni e in controlli esterni, e poi per un'altra distinzione in controlli sugli atti, controlli sugli organi, giusto? Bene. E poi ci sono tutti i controlli sulla gestione. Ok. E quindi ti direi che i controlli sugli atti sono ad esempio quelli effettuati, cioè può essere effettuato dal prefetto quando c'è un'inerzia da parte del comune che ad esempio deve produrre o approvare un determinato atto, ma non lo sta facendo e quindi c'è un potere sostitutivo del prefetto nella produzione di questo atto. Mi ricordo che ce n'è uno del Presidente della Repubblica nel caso di un annullamento straordinario, del Ministro degli Interni, no, Ministro degli Interni e Presidente del Consiglio. Qua è una tragedia. Vai, vai. Questo vogliamo, eh. Qui adesso proprio facciamo solo questo tipo di lavoro. Non ti preoccupare. Ok. Cioè, No, no, ma non devi essere preciso. mi fa piacere fare queste domande che non so, perché poi spero di ricordarmele, Non ti insomma. chiedo la revoca, non ti chiedo l'annullamento perché lo sai. Quindi, no. No, Vai. sì, quelli in teoria le so. E poi ti direi che sulla gestione invece ci sono altri tipi di controlli, ad esempio quelli effettuati qua è veramente una tragedia. Perché c'è tanto da dire, capito? Non posso dirti che c'è sicuramente il controllo sulla gestione, il controllo sulla contabilità. Sulla gestione vengono presi come riferimento dei parametri per la valutazione, eccetera, eccetera. Sulla contabilità, e diciamo che il primo controllo interno sulla contabilità è quello per cui il responsabile dei servizi finanziari espone il visto di regolarità contabile. Poi c'è l'organo di. Tipo, sarebbe quello, non mi ricordo precisamente il nome, sarebbe quello che sarebbe nei sindaci, i sindaci in diritto commerciale in pratica, cioè certificano la correttezza della contabilità, non mi ricordo più Il il nome collegio però dei revisori. è il collegio dei revisori che appunto ha delle funzioni di controllo nel bilancio, eccetera, certifica diciamo tutta la correttezza delle procedure. Dei conti, e poi sai che inizia a finire. Ok, allora, ottima la prima divisione tra interni e esterni, ottima tra atti e organi, ce n'è una terza che vi suggerisco sempre di sfoderare perché le domande sui controlli sono all'ordine del giorno ed è l'aspetto cronologico. Però tu me l'hai detto, però come prime tre categorie, mettiamoci subito interni e esterni, atti organi, atti o persone, preventivo, successivo Successivo. o permanente, io lo chiamo, ma usate il termine che volete. Ok. Fatta questa macro divisione, secondo me una buona risposta è fornire esempi. Quello che facciamo adesso nei prossimi 5 minuti, prima di passare alla prossima domanda, anzi alle prossime due che mi hai suggerito, te corgo in castagna, ci spero.
Buttiamo tutti esempi, perché quello del prefetto è un controllo esterno, grazie al ciufolo. Poi, attenzione, il presidente della Repubblica in funzione straordinaria, perché me l'hai definito un controllo? In che termini? Che intendi? È un controllo nel senso che cioè si può arrivare all'annullamento di un atto attraverso un ricorso straordinario del Presidente della Repubblica. Allora, il controllo in questo caso, cioè se vogliamo usare l'esempio del ricorso straordinario al presidente, non è una forma di controllo del presidente sull'operato del comune attraverso l'atto amministrativo, ma chi fa il controllo tramite il ricorso? Beh, è il cittadino che vuole opporsi al. Bravo. Quindi va bene dire che il ricorso al TAR, il ricorso al presidente della Repubblica, il ricorso in opposizione, il ricorso gerarchico sono forme di controllo indirette, non sono le prime da dire ovviamente, però l'effetto che otteniamo è un effetto di controllo. Sicuramente non lo trovate nei manuali, ma è un effetto di controllo. Oddio, c'ho troppe cose da chiedere. Ah, sì, viceversa. Se io ti dico l'accesso Sì, è una forma allora, di controllo? allora, in realtà, allora, se intendi accesso, intendi quindi accesso civico. Boh, dimmi te, io ho detto l'accesso Allora, apposta. sì, ti do del tu. Accesso Cazzo. civico come controllo, accesso civico generalizzato, giusto? Cioè il FOIA. Allora, io ho fatto apposta la domanda strozza perché i commissari si divertono così. L'accesso è una forma di controllo? Prego, risponda. Beh, allora, secondo me, per come l'ho pensata almeno io, Sì. l'accesso civico semplice è una forma, diciamo, risponde all'obbligo di trasparenza della pubblica amministrazione, mentre l'accesso civico generalizzato risponde di più a un'esigenza di controllo da parte della popolazione, del cittadino in generale, perché nell'accesso civico semplice si diceva che possono essere richiesti tutti quegli atti che sono oggetto, cioè sono oggetto di un obbligo di pubblicazione da parte della pubblica amministrazione, mentre nell'accesso civico generalizzato si dice atti ulteriori rispetto a quelli di obbligo. E quindi in Ok. questo senso intenderebbe una forma di controllo. Benissimo, ci manca fuori la terza forma che è quello documentale. Quello, secondo lei, è una forma di controllo. L'accesso documentale che. E questo invece è disciplinato alla 241 del 90, a differenza degli altri due. In questo caso invece si intende un accesso ai documenti da parte di un soggetto che Sì. abbia un interesse qualificato, che deve essere concreto, diretto, concreto e attuale. E Quindi. non si può accedere a tutti i documenti, per esempio ci sono quelli secretati, quelli che riguardano Ma è una forma di procedimenti controllo? di. Questa è una forma di controllo. Non lo so, cioè, secondo me non è proprio un controllo della pubblica amministrazione, ma è più che altro lui fa nel suo interesse, magari se deve intentare una causa o non lo so. Perfetto, ottima risposta. Finora sei stato perfetto. Andiamo avanti. Quindi, ad esempio, esterni li abbiamo visti, il cittadino che rompe le palle. Se vogliamo, il Presidente della Repubblica o comunque sia il TAR, come diceva Ivan, in senso funzionale fa il controllo, ok. Il governo abbiamo visto, cioè se il comune pecca in termini di incolumità rispetto dei trattati internazionali, si sostituisce anche quella una forma di controllo esterno. Interno, banalmente, al volo, che stiamo finendo il tempo, abbiamo visto il Collegio dei Revisori, che comunque No, è. beh, ma io intendevo cioè, iniziare entro le 21:45 Ah, come perfetto, tempo. ok, allora posso andare con più calma. Sì, Interno, sì, sì. ora il collegio de dei revisori ha una natura un po' strana perché deve essere funzionalmente indipendente, quindi in teoria diciamo è esterno, ma è pagato dal comune. Però diciamo che è una forma di controllo sugli atti, ma esterno, diciamo così. Ok, interno, come hai detto te, i visti, ad esempio, dei vari dirigenti coinvolti, finanziari e chi mette i visti? Il dirigente finanziario è quello? Beh, e ci sono i pareri tecnici, giusto? Esatto, e gli altri? C'è sempre questa macro distinzione tra la tecnica e la parte finanziaria. E va bene, sugli atti, banalmente, il controllo di legittimità costituzionale del governo sullo statuto regionale che abbiamo appena visto, quella è una forma di controllo esterna sugli atti, successivo. Poi
Perché ti ho fatto fare quella triplice categorizzazione? Interni, esterni, atti, organi, preventivo e successivo. Perché poi ci rendiamo conto che tutti i controlli che andiamo a enucleare le toccano tutte e tre. È per forza o interno, esterno, o preventivo, successivo, sugli atti e sulle persone. Quindi è utile avere quelle tre pietre miliari. D'ora in poi, ogni volta che incontrate una forma di controllo, chiedetevi se è A, B e C. Ok? Cioè A, A1, B, B1, C, C1. Ok. Andiamo alla domanda carina che ti volevo fare, perché molti capiscono questo concetto di contabilità, però poi non lo sanno spiegare. Qualcuno prima ha chiesto sull'armonizzazione e la tocchiamo anche tramite questo istituto. Come tu sai, e ora mi dirai, noi dividiamo tutto ciò che è contabilità in tre macro aree, tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Quali sono questi tipi? Contabilità. Prenditi Aia. tempo, prenditi tempo. Dobbiamo andare sull'AIA, così al concorso. Così il concorso te lo risparmiamo, giusto? Contabilità, allora, se mi dici tre tipi, a me potrebbero venire in mente, non so perché io ho fatto questo collegamento, mi viene in mente il rendiconto sulla gestione che ha le tre, cioè che ha il conto di bilancio, il conto economico, lo stato patrimoniale. Ma allora, fermatevi, avete sentito? Lui non la sapeva la risposta, diciamo così, a livello manualistico di base, ma ci è arrivato da cosa? Quando mi ha chiesto del tributario, che io non so un cazzo, che ho fatto? Ho preso il primo atto tributario che mi veniva, una delibera di giunta, un regolamento, lui che ha fatto, non so la nozione, prendo il primo atto che mi viene in mente. Questo è il modo di rispondere anche quando non conosciamo le cose. Quindi la dividiamo in finanziaria, se vogliamo così dire così, economica e patrimoniale. Ok. Ah, sei pronto? Mo' viaggiamo interno dentro tutte e tre. Le parole chiave, perché io oggi ti voglio stuzzicare con dei ragionamenti, le parole chiave della contabilità finanziaria. Proprio per parole chiave, secondo te quali sono? Così capiamo tutte le differenze tra queste tre tipologie. Le parole chiave della contabilità finanziaria. La prima te la dico io, è programmazione. Poi. No, era l'unica che sapevo. Ovvio, grazie al ciufolo. Vai, parole Beh, chiave. allora, sullo stato patrimoniale mi viene in mente, ad esempio, che siano le immobilizzazioni della pubblica amministrazione, quindi se dovessi associare un aggettivo o una parola. Sì. Non lo so, mi ricordo che il conto economico sono ad esempio le attività e le passività della pubblica amministrazione. No? Entrata uscì, parole chiave, eh. Anche qua io non vado de manuale, regà. Vorrei che ragionassimo. Non ci chiederanno mai al concorso le parole chiave dalla competenza finanziaria. Ma, ok? Ragioniamo insieme. Programmazione. Allora, Perché non sicuramente c'è il sì. nuovo stato patrimoniale la programmazione? Perché lo stato patrimoniale, come dice la parola stessa, È lo è stato lo che in quel stato momento. patrimoniale. Che c'hai ad oggi? Quante case c'ha al Esatto. comune? Punto. Tocca la programmazione? Non credo proprio. Tocchiamo anche subito la competenza economica, forse andando sulle differenze ti trovi meglio a capire le cose. Perché la programmazione non tocca la competenza economica? Perché nella competenza economica vedo, cioè io guardo, diciamo, al passato, vedo quello che è, cioè le mie attività, le mie passività che sono state, non posso prevedere quelle che saranno, cioè nel senso le prevedo in quello finanziario. Allora facciamo uno sforzo perché tu attività e passività prima sulla finanziaria me le chiamate entrate e uscite e va bene. Mettiamo un punto. Per finanziaria parliamo di entrate e uscite. Ok, Da quindi. programmare, da accertare, da rendicontare, ma c'è anche la gestione. Ah, questa non la posso dire, meno male che mi sono fermato. Mamma mia, stavo per fare una gaffe storica. Cioè, no, una gaffe, ti stavo per fregare la domanda che ti volevo fare. Nella contabilità economica il concetto di entrata e uscita si evolve proprio perché non ha funzione di programmazione più che altro, ma come dici tu di, diciamo, rendicontazione, prendetela con le pinze, cioè anche lì, mentre lo stato patrimoniale è alla fotografia ad oggi, con la contabilità economica vediamo
Un altro aspetto, non cosa faremo, ma cosa abbiamo fatto. E quindi entrata, uscita, programmati diventano, che termini gli diamo? Entrate e uscita programmate, Nella finanziaria parliamo di entrate e uscite quindi io programmate. le prevedo in futuro. E questo sì. Invece nella contabilità economica il concetto di entrata e uscita programmate si trasforma. L'entrata e l'uscita da programmare diventa non più un'entrata, ma Ma un'attività, un ricavo. un ricavo, E ok. invece l'uscita da programmare diventa un Un passivo, ma una spesa, Esatto, un costo, una spesa. Quindi, che vuol dire? Se voi andate da un commercialista e gli dite entrata e uscita, differenza con costo e ricavo, parte a parlare e non finisce più. Perché l'idea è un po' questa, cioè entrata e uscita lo usiamo sulla finanziaria. Ricavo e costo ti do più l'idea di un qualcosa che si è completato. Costo, quanto hai pagato, non quanto pagherai. E quella è l'uscita. No. Ok. Altra particolarità della finanziaria, proprio per il fatto che è programmata, non è che il passato lo lascia da parte, eh? Assolutamente no. E infatti c'è un'altra particolarità della competenza finanziaria, che è non solo una gestione per competenza, cioè programmata, Che è triennale. e ok, non solo la gestione anche per cassa, perché abbinando, ora vedremo che vuol dire competenza e cassa, ho effettivamente la dimensione reale di come sto spendendo e incassando i soldi. Ma ho un altro tipo di gestione. Gestione in competenza, gestione in cassa, gestione in programmazione, usate i termini che volete, e poi c'è un'altra gestione. Queste sono domande difficilissime, Edo, però. No, no, ma mi fa piacere, nel senso è giusto. Un altro tipo di programmazione, Sì, di gestione. gestione. Cioè, come trattiamo certe materie? Ora, se devo gestire lo stato patrimoniale, a me basta fare una foto. Se devo gestire l'aspetto economico, faccio una foto a quanto ho speso e incassato. Ma se devo fare una fotografia finanziaria in ottica di programmazione, non mi basta più gestire solo per competenze e cassa. Mi serve un'altra forma gestionale. Allora, non so perché ho fatto questo collegamento, però mi viene in mente, magari sto sparando una roba fuori dal mondo. Ad esempio, quando ci sono i crediti di dubbia esigibilità, so che, perché vi ho fatto l'esempio, che vi ho detto, io so che ho, non so, 100 multe che potrei non riscuotere mai, e quindi quelli sono di dubbia esigibilità. Se storicamente nel comune di quelle 100 ne riesco a diciamo ad avere 40 su 100, farò anche una programmazione in base a quello che è stato lo storico del comune, però non so se sia una cosa sensata. Nel senso che mi hai fatto capire che hai ragionato in modo tangente, parallelo, dai, però non era proprio quello che avevo chiesto, perché in Ok. realtà. Ah! Ok, ci arriviamo. Facciamo un bel giro. Tenete questo puntino, il post-it. L'altra forma di gestione, oltre a quella per competenza, è per cassa. Post-it. Facciamo questo ragionamento. Per migliorare la gestione finanziaria, come voi sapete, il TUEL ha diviso tutto ciò che è entrata e uscita, non costo e ricavo, entrata e uscita, cioè finanziariamente parlando, nelle nostre fasi di entrata e spesa, che manco te chiedo perché le sai, giusto? Sì, teoria sì. Entrata Quindi per l'entrata. Bene, c'è ARV, spesa ILOP. quella roba là che è propria della competenza finanziaria, non è che esiste a cazzo. Stiamo piano piano arrivando alla risposta. Ora, siccome per programmare a livello finanziario ho bisogno di accertare, riscuotere e versare, impegnare, liquidare, ordinare e pagare, che mi succede se non riesco a completare una di queste 3/4 fasi, a seconda che sto in entrata o in uscita? Ah, ho capito. Riprendiamo il post-it. Qual è l'altra forma di gestione oltre alla gestione per competenze e per cassa? A livello finanziario. Ah, no, allora adesso mi sono perso. Cioè, che allora mi ricordo che c'è una differenza fra due termini, che però adesso non mi vengono, sia che quella somma lì non sia stata, ad esempio, mai impegnata e quindi resta assegno, oppure che sia stata impegnata ma poi non spesa. Se perché mi hai diciamo la risposta sul fondo crediti dubbia esigibilità non è sbagliatissima. Però
Perché se andiamo a vedere la sorte di ste multe e altri atti accertati non riscossi o non versati, ci accorgiamo, come ho appena detto, che le multe le abbiamo elevate. Quindi diciamo, l'atto amministrativo di accertamento c'è sta. È un atto efficace, ok? Non è esecutorio, perché non è che se non paghi, non ancora esecutorio, perché non è che se non paghi ti posso agire sul tuo patrimonio, però è efficace. È un atto di accertamento. Ma poi il cittadino non paga, o io non riscuoto, quindi non verso, e allora ecco che il fondo crediti di dubbia esigibilità ci dà sicuramente questa dimensione prudenziale di gestione del bilancio. Però ci sta dicendo un'altra cosa. Come trattiamo queste somme accertate e non riscosse? Queste somme accertate ma non riscosse, allora sono un po' in dubbio se dire le diamo come, cioè non riscosse, quindi le diamo per perse, Ah, oppure figo. le teniamo, Sì, come? può succedere. Oppure le teniamo in stand-by e speriamo di riscuoterle. Ora, tocchiamo un altro aspetto fondamentale della competenza finanziaria, ed è il concetto di obbligazione giuridicamente vincolante. L'avrai affrontato se hai visto un po' di video, no? Allora, se Spero di ricordarlo. io non ho un'obbligazione giuridicamente vincolante, posso spendere o incassare? No, perché deve essere il mio titolo alla base della spesa. Ok, poi Ivan adesso scriverà: no, ma c'è un comma del TUEL. Sì, c'è anche un comma del TUEL che dice che il dirigente può agire fregandosene anche di tutto ciò che è impegnato, accertato, ma ne risponde personalmente salvo una delibera consiliare di riconoscimento dell'utilità, anche parziale. E va bene. Domanda: se il vigile fa la multa, ce l'ho l'obbligazione giuridicamente vincolante? È la mia multa. Quindi, che sorte gli facciamo prendere a questa posta contabile? La lasciamo deperire o la conserviamo? Allora, sarebbe nell'interesse del comune conservarla e cercare di riscuoterla prima o Bene, poi. non solo nell'interesse del comune, ma è proprio un principio di contabilità pubblica generale, cioè che a livello finanziario queste poste la legge ti dice le devi gestire per residuo. Ah, ok. Quindi, a livello finanziario, nel primo troncone, gestione per competenza, programmo. Gestione per cassa, pago in base al cronoprogramma. Gestione per residui. Me porto dietro cose passate in base alla loro vicenda giuridica, in entrata o in uscita, me le devo trascinare. Quindi la competenza finanziaria abbiamo visto che copre anche un po' di passato in realtà. Allora, ci sei? Guardo in qua perché sto scrivendo, mi tengo gli appunti. Ci colleghiamo a un ultimo concetto di contabilità. Poi andiamo sugli appalti. La competenza finanziaria potenziata, che cazzo è? La competenza finanziaria potenziata mi verrebbe da pensare che, secondo questo principio, io devo iscrivere nel momento in cui viene perfezionata l'obbligazione, cioè sì, nel momento in cui viene perfezionata l'obbligazione, ma viene imputata nel momento in cui questa va a scadenza. Ok, bene, la diciamo leggermentissimamente meglio. In base alla competenza finanziaria potenziata, devo registrare contabilmente, a livello finanziario, quell'obbligazione giuridicamente vincolante, il contratto, la multa. Ma poi devo imputarne gli effetti contabili in base alla scadenza. Quindi, esempio pratico, faccio un appalto di 5 anni, i pagamenti con l'azienda li pattuisco dal terzo anno in poi. Ma io contabilmente nel bilancio finanziario devo iscriverlo quest'anno quel contratto. Cioè, metterò posta contabile 0 per il 2024, 0 in uscita e 0 in entrata. Anzi, è un appalto solo in uscita. 2025 ancora non sono previsti i pagamenti da contratto, che è la nostra obbligazione giuridicamente vincolante registrata a livello contabile nel 2024. Composta a zero. Anche nel 2025 metterò posta contabile zero. Poi
Poi dal 2026, come da contratto, scattano i pagamenti. Allora lì dovrò mettere, Inizia a imputare. ok, inizio a imputare. Quindi la gestione finanziaria, per garantire la programmazione, la gestione per residui, eccetera, eccetera, deve sfruttare questa roba qua. Per avere sempre in mente quando nasce l'obbligazione, perché dal momento della nascita trascorrono effetti giuridici, regà, è un contratto, quindi da là partiranno tutte le azioni, scadenze, decadenze, in base al tipo di contratto che fai, ma serve dargli una data di inizio. E poi invece proprio l'effetto contabile più potente, che è l'esborso o l'incasso, traslato all'anno in cui viene a scadere. A scadere che vuol dire, raga? Il contratto non è che scade, è la scadenza del pagamento previsto nel contratto. Ok, Edo? Chiaro. Cioè non è che scade il contratto, no, il contratto Certo. è sempre in vigore fino a che è previsto, durerà 36 mesi e poi ci stanno le scadenze ben prefissate. Ok, quindi anche su quello non sei caduto in fallo. Complimenti, perché questa è una cosa che in pochi riescono a ripetere, questa divisione tra perfezionamento, iscrizione e registrazione e imputazione in base alla scadenza o esigibilità, usate il termine che preferite. Imputazione o esigibilità? Sì, esigibilità è Ok. proprio un concetto contabile che significa quando è che quel titolo giuridico diventa esigibile, cioè quando è che il creditore può andare giustamente a reclamare il pagamento e dire oh, è Chiaro. esigibile. Brava Lolita, esatto. Allora, vediamo un po', quindi abbiamo visto che le parole chiave, diciamo, della competenza finanziaria sono queste: la programmazione, il residuo, le fasi di entrata e spesa, l'obbligazione giuridicamente vincolante, la competenza finanziaria potenziata, l'entrata e uscita. Tralasciando un attimo il patrimoniale, perché cioè, non lo chiedono mai, è abbastanza semplice, però la competenza economica, qua sì, voglio un attimino insistere. È vero che guarda al passato, prende il ricavo e costo, ma perché è così importante, secondo te, aggregarla a un bilancio? Ha una competenza finanziaria. Perché è così importante? Allora, mi verrebbe da pensare che oltre a fare una fotografia abbia anche una valenza certificativa dell'operato. Ha un senso? Nel senso, io dico, tutto quello che è stato fatto in modo corretto. Ok. Sì. Ti specifico la domanda. A livello finanziario, tutte le parole chiave che abbiamo visto ci permettono di programmare sulla base di un programma politico. Stiamo tranquilli che per i prossimi anni ci serviranno tot soldi per fare questo. Ok. Con l'economica, come dici tu, è un po' una funzione di certificazione. Ok. Te ne aggiungo un'altra. Non è tanto funzione di controllo, ma guardiamola sotto un aspetto valutativo. Ok? Ah, ok, dici che potrebbe essere un parametro di riferimento per le valutazioni delle performance. Per esempio, cioè la contabilità economica ci dà proprio i risultati più oggettivi e attendibili dell'operato di un dirigente. Cosa ha speso, in cosa, per quanto e come. Poi dovrò leggere questa roba, cioè la valutazione del costo, rispetto anche alla finanziaria, perché poi mi devo chiedere, ciò che hai speso era coerente con il programma che ci siamo dati col consiglio? Oh, capite la differenza? Quindi la dimensione economica ci dà un dato oggettivo, che però è parziale, però che ci permette di dire perché negli ultimi 25 anni la spesa per beni di consumo nel comune è stata di 1000 euro, mo che sei arrivato te è di 5000 euro. Ecco la dimensione valutativa. Perché si è quintuplicata la spesa? Che è successo? Quindi in questo senso la contabilità economica ci aiuta anche a valutare le prestazioni dirigenziali, ma va affiancata alla finanziaria. Dai, ci vediamo gli appalti e poi chiudiamo. E vabbè, la domanda più facile. Qu come sei messo su appalti? Io male. Io? Beh, insomma, speriamo. Cioè, nel senso, qualcosa, so, li ho studiati, ma è la parte più carente, diciamo, insieme a quella della contabilità. Per quello ho detto, chiedo se mi interroga lui su quelle cose lì, perché sono quelle che so meno, e almeno vedo di ricordarmele. Però, insomma, dai, possiamo provare. Ok, allora, tutta la programmazione finanziaria, il consiglio la vota e va bene. Non entriamo nel concetto di unità di voto, però la mia domanda è, ad esempio,
In tutti i nostri capitoli di bilancio che toccano l'uscita per spese di appalto, ok? Nella competenza finanziaria, nel bilancio, come fanno a essere costruiti? Cioè, io giunta insieme al responsabile finanziario che facciamo lo schema illustrativo del bilancio, lo andiamo a presentare al consiglio che lo vota, ma quei dati sulla spesa futura dei prossimi 3 anni, sugli appalti, la giunta, dove cacchio li prende? Dove li tira fuori secondo te? Allora, mi ricordo che c'è uno schema predefinito, preimpostato per creare il documento, giusto? Poi, dove vanno a prendere esattamente le cifre, diciamo, che prevedono? Beh, allora, la giunta, se stiamo parlando della giunta, mi verrebbe in mente che la giunta potrebbe trovarle nel documento unico di programmazione, visto che fa la bozza in anticipo. Ok, una parte sì, sicuramente la trovo anche lì. Però, diciamo, c'è proprio un atto di programmazione specifico rispetto agli appalti, che ad esempio è molto utile, anche il DUP sicuramente, il DUP un po' per tutte le uscite. Però che usiamo, proprio per essere certi di quello che vogliamo fare? Ah, beh, ok, se intendi, forse il piano esecutivo della gestione, perché vado a... Anche, benissimo, assolutamente sì. Ok. E ancora, che altri atti dobbiamo aggiungere a noi giunta per costruire questo bilancio, per decidere sugli appalti, sulla spesa, DUP, PEG e poi. Beh, cioè, sono i bilanci tecnici. Ci sono le note di aggiornamento. E poi dei programmi più specifici. Dei programmi più specifici. Oh, sente via inshallah, però il programma triennale dei lavori, Ah, dei lavori pubblici. dei servizi e delle forniture. Ora, questa roba sta nel DUP, quindi in realtà mi hai risposto, però volevo semplicemente che entrassimo nella concezione che anche gli appalti hanno una programmazione triennale Giusto, specifica, giusto. Hai ragione. sia per le forniture che per i servizi che per i lavori. Quindi diciamo la nostra giunta si muoverà guardando tutti questi atti che tu hai nominato. No, ma anche il DUP è giusta come risposta, cioè da quiz è giusta perché sta nel DUP, però potevamo essere più specifici. Senti, allora, tanto sugli appalti, a parte le cose generali, fate gli allegati, tutte quelle cose che ci siamo visti, però poi tanto essenzialmente si fermano sempre a una procedura d'affidamento diretto, quindi ci vediamo quella. Che è sto affidamento diretto? Allora, l'affidamento diretto consente alla pubblica amministrazione di riferimento di appunto affidare l'appalto a un contraente prestabilito se il valore dell'appalto è inferiore nel caso di lavori 150.000, servizi 140.000, appunto non c'è una gara vera e propria, ma appunto c'è un affidamento al contraente, cioè all'operatore economico che è già prescelto. Ok, però se noi vediamo le fasi degli appalti, che sono 1, 2, 3, 4. Beh, allora, c'è la prima fase di programmazione dell'appalto, Bene, giusto? sì. E poi c'è la scelta del contraente. C'è la stipulazione del contratto e poi c'è l'efficacia, cioè l'aggiudicazione del contratto. Ok, Scusa, l'aggiudicazione e la stipulazione. queste subfasi, però come macrofasi abbiamo la programmazione, vabbè, la progettazione, affidamento ed esecuzione. Sono un po' le quattro fasi standard. Perché ci serve dire questo? L'affidamento diretto le rispetta tutte queste quattro fasi. C'è una fase di la fase di programmazione, si spera di sì, o comunque sì, anche se è un affidamento in funzione emergenziale, comunque lo integro nel bilancio con un riconoscimento. Quindi comunque la programmazione c'è sempre. Però la progettazione, l'affidamento, l'esecuzione, che ti senti di dirmi? Allora, sulla progettazione io direi che comunque può esserci perché nel momento in cui io affido anche se si tratta di affidamento diretto, io sto comunque affidando dei lavori cioè, o un appalto, diciamo più in generale, a un soggetto il quale comunque
dovrà provvedere appunto alla progettazione. Poi adesso lo dico a te, non lo direi alla commissione. Vai. Mi ricordo che ci sono anche degli appalti in cui la progettazione è stata già fatta dalla pubblica amministrazione e l'operatore economico dovrà solo eseguire materialmente, diciamo, l'opera che è già, cioè che viene solo praticamente affidata. E quindi mi verrebbe da pensare che in quel caso c'è una progettazione ancora maggiore da parte della pubblica amministrazione, però comunque potrebbe affidare sia la progettazione che l'esecuzione allo stesso soggetto. Quindi, cioè, anche se non è individuato tramite una gara, ma tramite un affidamento, comunque viene rispettato. Tu ragioni bene, sei molto trasversale, hai toccato una roba che non volevo toccare, cioè nel senso che non mi era venuta in mente, ma hai fatto bene a dirla perché si può affidare anche la progettazione. Però se vediamo un affidamento diretto proprio puro, per una piccola somma, ci accorgiamo, sì, la programmazione a livello finanziario ci sta. Si programma anche nel programma triennale che spenderò tot soldi per piccoli beni, è ok. A livello progettuale lì c'è poco perché il bene è già ben individuato, è presente sul mercato, è consolidato, quindi via. La fase dell'affidamento, quella ci sta, però nel caso dell'affidamento diretto è simultanea, sono 5 click. La fase dell'esecuzione potrebbe non esserci nel caso di un affidamento diretto perché si tratta solo di una consegna di un bene. Questo ci serve a capire che rispetto alle quattro fasi degli appalti, l'affidamento diretto addirittura deroga al 50% di queste almeno. Ma allora perché, in che modo riusciamo a renderlo legittimo nel nostro ordinamento? Un affidamento che può essere anche non programmato. È vero che c'è una soglia, ma non rispetta tutte le fasi degli appalti. Non c'è concorrenza, non c'è dialogo competitivo, non c'è negoziazione, non c'è preselezione. È una procedura manco ristretta, è proprio, cioè, proprio dire, è Esclusiva. esclusiva, ok? E allora come facciamo? Vedi, deroga tutti i principi che conosciamo degli app, tutti. La Allora, mi rotazione, verrebbe da tutti. pensare che in questo caso viene fatto, cioè sono preponderanti l'efficienza e l'efficacia della pubblica amministrazione che vogliono, cioè nel senso, al posto di aprire una gara, affidano direttamente e hanno contemperato cioè la preponderanza di questi principi con, ad esempio, gli altri principi di rotazione, principi di rotazione, il documento, eccetera, eccetera. Cioè, quello che mi viene da pensare è questo, che è una procedura molto più efficiente, rispetto a, ad esempio, una gara aperta. Ok, sono d'accordo. Fisicamente, però, è una domanda tautologica, ma come lo rendiamo legittimo nel mondo degli appalti una roba del genere? Cioè, intendi, c'è un documento che lo rende legittimo. Cioè, volevo che mi impostassi un po' un discorso del tipo, è una mia pretesa. Sì, è vero che deroga la No, esatto. concorrenza, è vero che deroga le fasi degli appalti, è vero che deroga anche un po' la programmazione, però ci sono degli schermi, degli scudi. Uno su tutti è la soglia e vabbè, quindi non puoi fare come cacchio te pare. La rotazione me l'hai detta, vabbè. Sì, Che ad altro ti esempio viene poi in mente? il fascicolo virtuale mi viene in mente, che deve Ok. essere il documento 1, documento unico di regolarità contributiva, che deve essere Bene. l'IRC. Quindi comunque una certa sostanza anche rispetto all'operatore economico che andiamo a E poi selezionare. c'è la whitelist dell'ANAC. Sì, vabbè, questa era la risposta che mi serviva. Cioè non è che un affidamento diretto prescinde comunque dai controlli di stabilità su quell'operatore economico, credibilità, sostenibilità, la Camera di Commercio, sono tutti i controlli che devi comunque sempre fare. Quindi l'affidamento è una deroga, sì, ma c'ha questi schermi di protezione. Chiamiamoli così. Va bene, Edo, bravo, ma che te devo dire? Cioè, sei Ah, bravo. Che dite grazie. voi, regà? Ci rivediamo in chat così ci andiamo a leggere i commenti. Bravissimo, bravo Edo. Chiudo qua. Grazie Ci vediamo mille. di là, bravissimo, bravo. E ci ha messo la faccia, eh. Ivan, dici tu devi stare con me perché io sono stanco. Il lunedì alle 10 sono stanco, dico stronzate. Essi qua con me, essi qua con me. Dici, dici. Allora, intanto metto lo sfondo così ci prepariamo con le domande perché Vanessa, se non sbaglio, le voleva fare. Quindi adesso ce le vediamo.
Aspettate che cambio un attimino qua l'impostazione di sto foglio. Ecco qua, metto la faccia mia. Allora, chiudo un attimino qua. Come vi è sembrato?